Ciao a tutti, siamo ai Media Days di Brunico e qui allo stand di Fantic insieme a Stefano e a Francesco vogliamo farvi vedere la novità di Fantic, ossia la XF1 Integra Enduro Race, una bici da 180 mm di escursione, della quale Stefano vuole farvi subito notare una differenza piuttosto evidente. Beh, diremmo che dall'esperienza dell'off-road di Fantic, esatto, abbiamo progettato questa bicicletta analizzando tutti i dettagli. Comunque siamo partiti da due ruote differenziate, 29 anteriore, con pneumatico da 2,5, posteriore 27,5 plus con pneumatico da 2,8. Un'altra caratteristica fondamentale è il lavoro che abbiamo fatto nella parte inferiore della trasmissione del carro. Per quanto riguarda il montaggio di doppi cuscinetti sull'asse del forcellone e anche sugli altri snodi. Questo è dovuto anche all'accoppio del motore, che è molto importante, e alla spinta dell'atleta, c'era bisogno appunto di lavorare, certo, su questi. Perciò c'è un connubio, diremo, tra moto e bici, non è più solo una bici, non è una moto, perciò lo sviluppo. Tra l'altro c'è anche un ammortizzatore a molla. Un ammortizzatore a molla, sì. RockShox Super Deluxe. Super Deluxe Coil. Abbiamo un 65 mm di escursione. Perfetto. E invece Francesco, per quanto riguarda motore e batteria? Sì, la vera novità è la batteria integrata, una batteria che realizziamo direttamente in Fantic, una batteria che di serie già permette di avere 630 di capacità, e il motore che verrà montato è il motore nuovo della Brose, che è il Drive S, con una capacità di 90 Nm, una coppia di 90 Nm. Questo rende la bicicletta effettivamente molto aggressiva, molto divertente e molto race. Perfetto. Beh, tutte le caratteristiche per essere un mezzo, diciamo, votato al divertimento ci sono. Sì. Quindi speriamo di riuscire a provarla presto. Certo, faremo il possibile. Perfetto. Grazie mille delle spiegazioni. Grazie a voi. Alla prossima. Ciao, grazie.